Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. Eccomi ritornata con gli spoiler turchi di Love is in the Air. Alpektin Bolat verrà arrestato alle Bahamas e dovrà scontare 8 mesi di carcere. Sarà la vendetta di Eda? Scopriamolo insieme. Nelle prossime puntate italiane di Love is in the Air vedremo la famiglia Bolat andare in crisi, soprattutto la storia d'amore tra Alpektin e Aydan andrà in frantumi, il loro matrimonio infatti non andrà a gonfie vele e tutto inizierà quando Alpektin deciderà di abbandonare Istanbul, quando però sua moglie Aydan lo troverà tra le braccia della sua nuova amante in un albergo. L'uomo così non intenderà assolutamente salvare i 30 anni di matrimonio con sua moglie Aydan e deciderà di lasciare Istanbul, visto che anche suo figlio Serkan non riesce a perdonarlo per tutto quello che è successo e tutto quello che riguarda la morte dei genitori di Eda. Da quel momento in poi, quando Alptin lascerà Istanbul, si perderanno completamente le sue tracce, fino ad arrivare a un vero colpo di scena. Ci sarà una vendetta, ma non sarà di Eda. La vendetta riguarderà proprio sua nonna, la nonna di Eda, Semira. Questa donna prenderà il possesso del 45% delle azioni dell'Artlife e diventerà una socia a tutti gli effetti di Serkan Bolat. Semira, ovviamente, come Eda, è a conoscenza dell'errore di Alpektin fatto proprio a suo figlio e quindi deciderà, davanti a tutti, di dire in una riunione che Alpektin per loro non rappresenterà più un problema, un atteggiamento che ovviamente desterà una preoccupazione in Engin, il quale informerà subito Serkan delle parole di Semira. Nel frattempo, però, visto che Alpektin è completamente scomparso, anche Serkan comincerà ad avere preoccupazione per suo padre, così chiederà ad Engin di scoprire dove si trova. Lui, il migliore amico di Serkan, scoprirà che il padre è stato arrestato alle Bahamas perché era in possesso di una valigia piena di denaro falso. Serkan, così con l'aiuto della nuova PR Baja, cercherà di non far diventare questa notizia pubblica in modo da non rovinare ancora di più l'immagine della sua azienda, però sospetterà soprattutto che dietro questi problemi giudiziari di suo padre ci sia proprio lo zampino della perfida donna nonna di Eda, intenzionata sicuramente a vendicare la morte di suo figlio Mustafa. Ed allora capirà che sua nonna è disposta a tutto per vendicare la morte ovviamente di suo padre e rovinare la vita dei Bolat e per questo motivo, per salvare Serkan, deciderà di lasciarlo. La fioraia infatti non esiterà assolutamente a troncare la relazione con Serkan Bolat dopo una cena a casa proprio del principe Seimen, che ovviamente scopriremo nelle prossime puntate, ma adesso non voglio svelarvi oltre, quindi voi continuate a seguirmi, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vi anticipo che questa sarà la vendetta della donna di Eda su Alpektin Bolat e da questo momento in poi scomparirà per sempre dalla soap opera perché ci saranno grandissimi colpi di scena.